Benvenuti da Marco di Udine, il TG Sport, la prima parte del TG Sport sono sempre in ci iniziano con le notizie di tutte le news dello sport, le notizie del mondo dello sport nazionale, internazionale e regionale, cioè locale. Andiamo subito a vedere le notizie regionali, cioè locali. Andiamo subito a vedere, siamo subito interessati. Andiamo subito. Andiamo qua, eccole qua. Calciomercato, pressing dell'Inter per De Paul, io spero che non vada via, anzi, deve rimanere. Basket, la CSA ha cambiato allenatore ed è il friulano Martelossi ed è subito mal di trasferto, subito in cura. Da Martelossi per la CSA. Calcio, parlato dice, è un pordenone che può fare come il mio e un po' di gli assomiglia. E andiamo a vedere invece le notizie di sport nazionale e internazionale. Subito parliamo di sci alpino. Eccolo qua. E andiamo subito a vedere che la vittoria è di Dominic Paris, l'italiano, che suona una sinfonia rock, vince la discesa di Zeebrugge Hell per la terza volta. La discesa più difficile in assoluto in tutta la Coppa del Mondo di sci. E invece la Steiff non perdona, Cremaite rischia grosso per due volte nella decina di Zinkpoel. E l'italiano è quarto in the offer. Notizia appena arrivata da poco, ufficiale preso De Maio nel calcio mercato dell'Udinese dal Bologna. Invece andiamo a vedere le notizie delle probabili formazioni della probabile formazione per la 21esima giornata di campionato che comincerà già da domani alle ore 15. Andiamo subito a vedere Juventus contratti indisponibili come Piani, Cancelo. Invece gioca Betancourt. Nel Napoli Alan non convocato. Piatè potrebbe partire in panchina. Favorito Cutrone, il nuovo giocatore della Milan. In Inter, Nainggolan verso una nuova panchina. Caprari KO, De Vrij non recupera, tra l'altro giocherà Correa. Andiamo subito a informarvi quali sarebbero le probabili formazioni. Cominciamo con il Sassuolo Cagliari, che si giocherà il sabato alle ore 15 domani. Rientra Ferrari per il Sassuolo, invece Birna, stato confermato. Notizie che arrivano per la Sampdoria Udinese, che si giocherà domani alle ore 18 al stadio Marassi. Caprari KO, e Ramire squalificato. Reggio Cacca confermato. Infatti Giampaolo perde Sara e Caprari per più di un mese. De Vrij è il favorito su Cabiadini. E Sampdoria e Saponara è al posto di Ramirez, squalificato. L'Udinese invece con Cacca in coppia con De Paul, Cusetto e Lasagna verso la panchina. Parliamo del grande big match che sarà Milan-Napoli. Sabato alle 20:30 sarà Piatese dalla panchina. Insigne preferito per Amertes e Ala. Out. Notizie che arrivano invece dell'anticipo della domenica delle 12:30 di Chievo Fiorentina, dove Giaccherini di tre punte e chance per Hanko. Un bel match Atalanta-Roma alle ore 15 con De Vrij non recupera e under KO. Gasperini deve rinunciare ancora a De Vrij. Gioca Pasalic in mediana davanti ai soliti tre. Per la Roma invece capo Under con gioca il Sharawi, Zaniolo inamovibile, Pellegrini in ballottaggio con Zonzi e recuperato Florenzi il capitano di questo momento. Partite delle 15, un bel big match per salvezza e Bologna Frosinone. Sassone e Soriano confermati. Rieco Ciano la partita delle domeniche alle ore 15. L'altra partita delle ore 15 sarà un derby Emiliano Romagnolo, cioè Parma contro Spal. Infatti è Parma contro Ferrara, diciamo veramente. Cusca possibile titolare e Bonifazi dall'inizio. E sono solo una, due e tre partite alle 15. L'altra partita è delle ore 18 Torino-Inter, che giocherà all'Olimpico di Torino. Baselli rientra, Nainggolan verso una nuova panchina.
L'altro big match grande è Lazio-Juventus, della domenica alle ore 20:30, dove giocherà Correa, Out, invece Cancelo e Bianchi. Inzaghi dietro deve scegliere Baston e Wallace, visto che Acerbi è stato squalificato e Luis Felipe infortunato. Correa preferito a Luis Alberto. L'evento Out per Cuadrado, Barzagli, Mandzukic, Cancelo, Bianchi e Khedira. Giocheranno Betancourt e Douglas Costa. L'ultimo sarà il match del Monday Night, sarà lunedì alle 20:30 per Empoli-Genoa. Andiamo a vedere le notizie per le notizie che ci sono su che arrivano del pattinaggio di figure di danza da l'europeo dei pattinaggio. E Guindar e Fabri, la coppia dopo terzi dopo la Rien Dance, con podio ipotecato. Notizie che arrivano invece dal tennis della Australian Open. Non mi dicono comprare il biglietto, ma questa volta non durerà 6 ore. Parliamo della notizia appena arrivata un'ora fa, della Serie A. Eric Torir lascia definitivamente l'Inter. Le sue quote passano a un fondo di Hong Kong. Quindi non vedremo più Torir allo stadio. Andiamo a vedere invece la Serie A. Ancelotti e Alan non convocate, settimana difficile. Koulibaly forse capitano col Milan, che torna dalla squalifica. Infatti andiamo a vedere altre notizie come quella della Western Open, dove Djokovic ha vinto nella semifinale contro Pugliè. Infatti sarà finale, il serbo dà una lezione a Pugliè che vince 4 games. Notizie che arrivano, che già circolavano ieri. Real Madrid è il club più ricco al mondo, la Juve fuori dal top 10. E l'Inter cresce ed è 14esimo. Parliamo della sci alpino, dove la Sofia Goggia scala i motori in vista la discesa di Garmisch, settima posto nella seconda prova. Dopo l'infortunio è tornata a fare la sua sport migliore, la sua bella figura. Ciclismo su pista, vittoria per 2 singolmente della Coppa del Mondo di Hong Kong per l'Italia. Benissimo. Notizie che arrivano anche dalla... Andiamo a vedere. Eurolega di basket. Quindi anche l'Eurolega di basket sempre aggiornata. Infatti si sa che Hermione Milano ha tornato a vincere. Grande cosa. James Arroyo, la grande difesa, con lo Kaunas, contro lo Kaunas, è tornata la bella Milano, inizio stagione. Parliamo di serie A ancora, gioco verticale, inserimento di carità e idea del 4-2-3-1, come cambia il Milan con Piatek. Parliamo della partita tra Milan e Napoli. Parliamo invece dell'NBA, risultato della notte con le State, vince a Washington e altre sconfitte per i Lakers. Parliamo della Formula E, Thomas Grevacourt si racconta i segreti della propulsione di un motore elettrico. Andiamo a vedere invece altre notizie di nuoto, Nathan Adrian inizia ufficialmente la sua battaglia contro il cancro. Invece il Chelsea, nella League Cup, il Chelsea fa festa ai rigori, Tottenham fuori, Sarri vola in finale e sfiderà il Manchester City. Higuain si presenta a Stamford Bridge e timida accoglienza per dei tifosi del Chelsea. E invece calcio internazionale, Li Pi lascia la panchina della Cina. È stato un onore aver presentato la Cina. Infatti la Cina è stata battuta dalla Coppa d'Asia, è stata mandata fuori dalla Coppa d'Asia, la Coppa d'Asia finisce ai quarti, la Cina è stata battuta dalla Lira per 3-0. Eh,
andiamo a vedere altre notizie. Coppa del Re. Sergio Ramos fa 101-102 e Real Madrid batte il girone per 4-2. Bria lascia il Betis con un gol. Altre notizie non ne vedo. E allora chiudiamo qui. Anzi, l'ultima sarebbe quella di Datome Trova Melli per la schiacciata nell'Eurolega, dove Benfica ha vinto contro l'Olimpico per 90-75. Real Madrid ha risposto. Il Maccabi invece in Tel Aviv supera il Panathinaikos e sopra i playoff. Bene, io vi ringrazio veramente per l'ascolto. È stato sempre un onore leggere le prime news del TG Sport, la prima parte con le news mondiali, internazionali, nazionali e regionali, e a fra poco per i risultati e programmazioni per questo weekend di tutto il mondo dello sport, tutte le categorie dello sport di Radio Giro d'Est R1 e Stabradio. Ciao ciao, a dopo.